Elena Precarico dell'Università di Firenze e anche di Nemo SRL, che ci parlerà di specie invasive negli ecosistemi delle acque interne. Elena, 20 minuti, se ce la fai, io ti avviso quando mancano 5 minuti. Va bene, grazie. Allora, buon pomeriggio, buona digestione, spero che riusciate a seguirmi ora dopo questo pranzo tipico, cercherò di tenere un po' sveglia l'attenzione. Allora, facciamo un salto un attimo nell'ambiente acquatico. Le acque interne sono considerate particolarmente vulnerabili alle invasioni biologiche proprio per lo stretto legame che c'è tra l'uomo e le acque fin dall'epoca storica. E poi perché una volta che una specie è entrata in questi ecosistemi si può diffondere molto rapidamente e quindi anche il suo contenimento diventa molto difficile. Non è un caso, ora questo non è un esercizio per vedere se siate svegli, ma potrete insomma apprezzare la lista poi meglio magari guardandola sul regolamento. Questa è l'ultima versione della lista unionale. Le freccette indicano semplicemente specie che sono acquatiche o comunque legate all'ambiente acquatico e sono più della metà delle specie che sono nella lista unionale e non è un caso questo, quindi sottolinea proprio quanto siano vulnerabili questi ambienti e quanto siano invasi poi anche da specie particolarmente dannose, sia animali che piante. Farò un focus in particolare sugli animali, ma prima vi volevo dare un quadro un po' della situazione in Italia. Attualmente si parla di 150 specie aliene animali, tra quelle naturalizzate, quindi quelle che formano popolazioni che si autosostengono, e quelle solamente segnalate. Non dobbiamo dimenticarci che ci sono anche 23 piante aliene acquatiche sul nostro territorio, alcune delle quali fra l'altro molto invasive, come il giacinto d'acqua, la felce acquatica e la lattuga d'acqua che qui vedete nelle foto e che sono tutte piante provenienti dal Sud America e utilizzate per motivi ornamentali. Andando a guardare un po' gli animali, questo è un lavoro di qualche anno fa ma non è molto lontano dalla situazione reale. Vi dicevo che la maggior parte delle specie animali sono praticamente stabilizzate nel nostro paese. Sono soprattutto pesci introdotti, seguiti da crostacei e molluschi. Ora qui, questi sono sta per pesci, qui abbiamo crostacei e poi abbiamo molluschi, come potete vedere. Il rilascio di specie ittiche, in seguito a attività di pesca e attività di acquacoltura, è un fenomeno assai diffuso in Europa e quindi quello che vediamo in Italia rispecchia appieno quello che è stato un trend nel resto dei paesi europei. È interessante come a livello italiano più della metà della nostra fauna ittica sia costituita da specie introdotte e questo fra l'altro ci pone tra i primi, diciamo, ci dà un primato a livello europeo proprio per questa componente alloctona della nostra fauna ittica. Non dobbiamo dimenticarci di una delle ultime vie d'ingresso molto importanti che sta acquisendo una importanza appunto rilevante negli ultimi anni, che è il commercio online, dove è possibile andare appunto su internet e comprare e ordinare tutta una serie di specie. Noi abbiamo fatto fra l'altro un lavoro proprio sulle specie acquatiche, animali e vegetali aliene vendute online. Queste sono alcune delle specie che abbiamo trovato, specie che fra l'altro attualmente sono anche proibite dal nuovo regolamento, quindi abbiamo ad esempio il giacinto d'acqua, il gambero rosso della Louisiana, le trachemis, la chiocciola mela, nota come pomacea, che è coperta da un'altra direttiva europea che comunque è proibita in Europa. Quindi questo per sottolineare quanto questo mercato sia ancora fiorente e possa costituire una via d'ingresso molto importante per le specie acquatiche. Tra l'altro, per esempio, una delle ultime mode è proprio questa sulle neocaridine, quindi sui gamberetti d'acqua dolce che sono molto apprezzati dagli acquariofili. Si parla proprio di una vera shrimp fever, cioè di una febbre da gamberetto. Questo, tra l'altro, è un sito canadese che è specializzato proprio nel vendere questi animali e capite comunque bene le implicazioni poi come possibile via d'ingresso di queste specie. Tutto questo perché poi alla fine molte specie acquistate come specie ornamentali spesso subiscono questa fine, cioè il proprietario non le vuole più tenere per svariati motivi e finisce per liberarsene in natura. Questa è una vignetta relativa a una delle specie che io studio maggiormente, che è il gambero rosso della Louisiana, che è stato introdotto per motivi di acquacultura in Europa e in Italia, ma attualmente
sebbene sia ora nel nuovo regolamento, nella lista del nuovo regolamento, attualmente è molto commerciato online ed è molto apprezzato dagli acquariofili. Se andiamo a guardare un po' gli impatti di queste specie aliene che abbiamo sul territorio, queste sono specie acquatiche che erano state inserite nella lista del progetto DAISY, un progetto europeo che è stato il primo progetto che si è occupato di aggiornare la situazione delle specie aliene in Europa, e questo progetto aveva stilato una lista delle 100 peggiori specie aliene invasive sul territorio europeo. Questo, diciamo, era il compartimento per le specie acquatiche. Praticamente non le abbiamo tutte, sono sia animali che piante, eccetto questo crostaceo che ancora non è arrivato, il Cercopagis pengoi. Per il resto praticamente le abbiamo tutte. Di recente segnalazione è proprio la Neogobius melanostomus, che è un pesce che è stato trovato nel bacino del Po pochi anni fa. Quali sono gli impatti che queste specie aliene invasive che abbiamo sul nostro territorio causano? Le ho riassunti in tre punti principali. Principalmente interferiscono con la capacità riproduttiva delle specie native, perché sono più competitive, riducono le popolazioni di specie native, spesso sono degli ottimi anche predatori, arrivano a cambiare la struttura della comunità animale e vegetale, spesso semplificandola, e spesso arrivano anche a dominarla, perché non è detto che si riesca ad avere un predatore naturale che riesca a tenere sotto controllo queste specie. Ora vi farò vedere una carrellata di specie che sicuramente conoscete e che sono considerate anche invasive sul nostro territorio. Questo, diciamo, è la croce e delizia del mio lavoro, quindi il gambero rosso della Louisiana, originario appunto dell'America, importato in Italia alla fine degli anni '80, e è una specie che praticamente può competere con le specie native di gamberi autoctoni. Attualmente non sono in contatto, ma la specie americana è portatrice della cosiddetta peste del gambero, un fungo, diciamo, che attacca la specie nativa e che ne causa la morte. Ma il gambero rosso è stato visto anche che porta la chitridiomicosi, quindi il fungo che è letale per numerose specie di anfibi, e quindi è una grossa minaccia anche per gli anfibi nativi. Poi è una specie onnivora e generalista, quindi mangia sia piante che animali, arriva anche a nutrirsi di girini, di anfibi, e quindi arriva a causare proprio la scomparsa di determinate specie in determinati ambienti. Infine è una specie che scava negli argini e quindi, non essendo fra l'altro fedele alla tana, e scavando molto frequentemente, soprattutto in terreni limo-argillosi, può causare il crollo degli argini con conseguenti danni economici per i consorzi di bonifica che devono andare a ripristinare gli argini. Poi può accumulare tossine e metalli pesanti, e quindi queste ovviamente possono essere biomagnificate lungo la catena trofica, sia a danno di altri animali ma anche a danno dell'uomo stesso, che può consumarlo qualora questa specie colonizzi zone particolarmente inquinate. Non dimentichiamoci la testuggine palustre americana, già rammentata stamattina, importata come specie d'acquario, spesso è liberata dai privati cittadini quando raggiunge discrete dimensioni. È una specie onnivora che compete con la nostra testuggine palustre per i siti di basking, quindi per i siti dove gli animali vanno a fare termoregolazione. La lambusia nordamericana, un pesce introdotto per il controllo biologico della zanzara, sappiamo che compete con gli anfibi per le stesse risorse trofiche, e un lavoro recente proprio italiano ha messo in luce anche come questa specie vada a predare proprio i girini di anfibi. L'aranatoro è un formidabile predatore. Se andate su internet trovate tantissimi filmati, fra l'altro anche un filmato girato proprio nelle zone di Roma, dove viene proprio messa in luce l'attività predatoria di questa specie. E non dimentichiamoci anche altri predatori nelle nostre acque, quindi il siluro, che sapete raggiunge anche i 2 metri, e il salmerino di fontana. Poi, specie piccole, apparentemente innocue, come la cozza zebrata di origine pontocaspica, che è una specie che raggiunge al massimo 4 cm, riescono a colonizzare un ambiente e a cambiarlo, a trasformarlo completamente, tanto è vero che la cozza zebrata viene proprio chiamata come un vero e proprio ingegnere ecologico, termine che comunque viene utilizzato anche per specie native.
È in grado quindi di cambiare non solo le caratteristiche biotiche, quindi la componente animale e vegetale degli ambienti che invade, ma anche proprio le caratteristiche fisiche, perché gli animali formano delle notevoli incrostazioni che vanno proprio a cambiare la consistenza del substrato e del sedimento. Non dimentichiamoci anche gli impatti sull'economia e sulla salute umana. Questi danni dei 2-4 milioni di euro per il controllo della nutri sono un po' vecchiotti, però ci dicono qual è la spesa per questo animale di cui sentirete parlare più tardi. La cozza zebrata di cui vi ho parlato prima è un fantastico incrostante. Questa foto viene dalla diga di Bilancino, che si trova a nord di Firenze. Vedete, queste sono tutte griglie otturate dall'incrostazione di cozza zebrata. E sono stati spesi nel 2008 20.000 euro per 3 giorni di lavoro a Bilancino solo per ripulire una vasca di decantazione. Immaginate quindi le spese che devono essere messe in conto per le pulizie straordinarie. Questa specie, pensate che in Nord America causa 3 miliardi di dollari, ha causato 3 miliardi di dollari di danni economici in 10 anni. Infine la zanzara tigre, il cui controllo ovviamente prevede dei costi che annualmente vengono spesi dalle amministrazioni pubbliche e che sappiamo essere comunque vettore di virus che sono appunto pericolosi per la salute umana. Se guardiamo il lato gestionale, sappiamo che è un po' un problema lavorare nelle acque interne, proprio per le caratteristiche dell'ambiente acquatico stesso, quindi ambienti spesso interconnessi dove è difficile intervenire. La cozza zebrata, ma come anche i molluschi, non hanno delle tecniche efficaci per un'eradicazione al 100% in natura. Attualmente rimozione meccanica, utilizzo di biocidi, ma ovviamente questi non possono essere utilizzati in ambiente naturale. O se pensate ad esempio a crostacei di piccole dimensioni, come dei gammaridi, abbiamo dei gammaridi alieni, anche quelli una volta che sono entrati in un sistema sono difficilmente controllabili. Tuttavia, alcune delle specie acquatiche invasive che abbiamo in Italia sono state oggetto e sono oggetto di interventi all'interno di progetti LIFE. Vi ho messo solo alcune delle specie che sono state proprio controllate in qualche progetto LIFE, quindi le testuggini palustri, il gambero rosso della Louisiana, il siluro, il San Marino di Fontana. E andando più nel dettaglio di questi progetti, ad esempio vi posso citare il Life Rarity a cui l'Università di Firenze ha partecipato, dove in un ambiente chiuso, come era un lago, lago di Casette, Friuli Venezia Giulia, è stata applicata la tecnica di sterilizzazione dei maschi che, combinata al trappolaggio intensivo, ha prodotto un abbattimento della popolazione in 2 anni dell'87%, quindi un risultato notevole. Questa per esempio è una specie molto studiata perché è molto presente in Italia è presente anche in zone ad alto valore conservazionistico e quindi in qualche modo si cercano metodi per cercare di controllarla. Si va da metodi meccanici come può essere il trappolamento intensivo con trappole classiche, pesca elettrica, trappole innescate con l'uso di feromoni, anche se attualmente non sono stati ancora identificati. Ci sono metodi fisici come prosciugare laghe, creare sbarramenti, l'utilizzo di biocidi, ma ovviamente non è possibile utilizzarli in ambiente protetto, l'utilizzo di predatori naturali nativi e la sterilizzazione appunto di maschi che possono andare poi a interferire con la capacità riproduttiva, diciamo ad abbassare quindi la capacità riproduttiva della popolazione. Ma per esempio abbiamo avuto il Life Emis che si è occupato della conservazione della testuggine palustre Emis orbicularis e è andato a rimuovere le testuggini alloctone. Ora qui vi ho messo solo una parte delle testuggini che sono state rimosse, oltre 100 testuggini rimosse dai siti di presenza di Emis, riducendo in questo modo la competizione con la specie autoctona, ma più quasi 500 testuggini alloctone sono state ad esempio rimosse all'interno dello stesso progetto nel parco Monte Marcello Val di Vara Magra. Un successo è stato anche il Life Bioacque nel parco del Gran Paradiso,
dove sono riusciti a rimuovere un successo il San Benino di Fontana da quattro laghi, anche attraverso l'aiuto dei pescatori. Poi sentirete parlare di altri progetti, come ad esempio il Life Trofa, nei prossimi giorni. Abbiamo poi nuovi strumenti che ci possono aiutare nel monitoraggio, ma anche nella conferma anche di eradicazioni di successo. Il cosiddetto DNA ambientale, che non è altro che il DNA che viene rilasciato dagli organismi attraverso le feci, muco, gameti, e che può essere ritrovato appunto nell'ambiente. Si campiona una porzione d'acqua e si sequenza quello che si trova dentro. E grazie a questa tecnica abbiamo la possibilità di rilevare le specie a bassa densità, che è molto importante negli ambienti acquatici, dove le tecniche tradizionali non sempre ci permettono di detettare una popolazione quando è a bassa densità, e soprattutto può anche confermare il successo di un'eradicazione, quando magari vogliamo essere sicuri di aver rimosso tutti gli individui da un determinato corpo idrico. E si sta lavorando tantissimo sul DNA ambientale, proprio perché è molto utile in ambiente acquatico. Ci sono. Ma sicuramente la prevenzione rappresenta il miglior approccio gestionale, proprio per le caratteristiche dell'ambiente acquatico di cui vi parlavo prima. Quindi cercare di lavorare sulle vie di ingresso o cercare in qualche modo di evitare nuove introduzioni e la dispersione di specie già presenti. Dal punto di vista normativo abbiamo ora il nuovo regolamento con la lista unionale, come vi ho fatto vedere più della metà delle specie sono acquatiche o in qualche modo legate all'ambiente acquatico. Già nel 2007 era uscito il regolamento sull'acquacultura, che si occupa proprio di regolamentare l'utilizzo di specie aliene in acquacultura, e il MIFAF è responsabile proprio del regolamento in Italia. Dal 2010 la Commissione europea vieta l'introduzione del genere Pumacea in Europa, in quanto è considerata una specie di interesse fitosanitario, perché è una specie che attacca le coltivazioni di riso. Attualmente è presente solo in Spagna, ma gli Stati membri hanno aderito proprio a un monitoraggio che viene svolto a livello nazionale, e da noi in Italia viene svolto anche a livello regionale, per cercare appunto di detettare questa specie qualora compaia in natura, si spera mai. E quello che però noi sappiamo è che l'approccio regolamentativo non basta, ne abbiamo sentito già parlare stamattina. Occorre la comprensione e il supporto di tutti i settori della società, per cui è essenziale incoraggiare i cosiddetti comportamenti responsabili. E per quanto riguarda l'ambiente acquatico abbiamo tre codici di condotta, quindi sono linee guida, non sono vincolanti, ma invitano ad adottare tutta una serie di buoni comportamenti. Tre codici di condotta che riguardano chi possiede gli animali d'affezione, i rivenditori di animali d'affezione, i pescatori e i diportisti, quindi coloro che vanno a fare navigazione da diporto. E badate, i messaggi sono molto semplici, questi sono ripresi anche da altre campagne europee che si occupano comunque di questa tematica, e sono semplici. Si va da disinfettare l'attrezzatura di pescatura, da pesca, scusate, per evitare di, come vedete nell'immagine in alto, per evitare di trasportare spore di organismi nocivi. Vedete, addirittura si parla di be a hero, cioè sii un eroe, trasporta zero, quindi disinfetta la tua attrezzatura, ma pulisce anche le chiglie delle barche per evitare di trasportare organismi da un corpo idrico all'altro. Questa è una campagna molto popolare in Gran Bretagna, per cui controlla, pulisci e poi asciuga, in qualche modo evita di trasportare specie da un corpo idrico all'altro. E questa viene, un'altra chemis per sempre, ho visto che l'aveva citato anche Piero, viene proprio da Life Emis, dove si punta il dito sul fatto che chi acquista un animale d'affezione poi se lo deve tenere per sempre, parafrasando appunto la nota campagna Un diamante per sempre. Tutto questo perché l'obiettivo finale poi è, da una parte abbiamo regolamenti che ci aiutano in qualche modo a capire come muoverci dal punto di vista di obblighi che ci vengono richiesti, ma dall'altro vengono incentivati comportamenti responsabili affinché poi chi usufruisce dell'ambiente acquatico passi da un atteggiamento passivo a un atteggiamento attivo, e quindi in qualche modo si senta anche partecipe della soluzione del problema, adottando anche quei semplici comportamenti di cui vi parlavo prima, per cercare di ridurre l'introduzione di nuove specie e la diffusione di quelle già presenti. Grazie.